A Nairobi la situazione è ancora drammatica e confusa. Da 24 ore ormai un gruppo di terroristi è asserragliato in un centro commerciale. Sono miliziani somali e sono entrati, hanno detto i testimoni per uccidere chiunque non fosse di religione musulmana. Secondo il governo keniota dovrebbero esserci ancora 10, forse 15 terroristi asserragliati tra il piano terra e il seminterrato. Tra questi riferisce la BBC c'è anche una donna che avrebbe un ruolo di comando. Il gruppo di fuoco avrebbe ancora in mano un numero imprecisato di ostaggi che è stato sparpagliato in zone diverse dell'edificio per scoraggiare eventuali blitz della polizia, che al momento non sembra avere una strategia ben chiara. Da ieri sono state evacuate più di mille persone, i clienti del centro. Il bilancio dell'attacco è ovviamente provvisorio, parziale: si parla di una sessantina di morti e di 200 feriti. Tra gli stranieri uccisi ci sono sicuramente degli inglesi, due indiani, tra i quali un bimbo di otto anni, due francesi, due canadesi, una è una diplomatica. E risulta morto anche un poeta e romanziere noto in Africa, il ghanese Kafi Awonor, che è stato ambasciatore del suo paese alle Nazioni Unite. Da Washington il Dipartimento di Stato comunicato Che la moglie di un loro diplomatico è stata uccisa e molti americani sono rimasti feriti. Tra le vittime ci sono anche alcuni componenti della famiglia dello stesso presidente del paese, Uru Kenyatta. Una suora laica italiana che si trovava nell'edificio è riuscita a fuggire mentre è stato ucciso un somalo sposato con una signora torinese incinta, anch'essa riuscita a fuggire. Il comando dei terroristi fa parte di Al-Shabaab, un gruppo estremista islamico che opera in Somalia. Il capo di questa organizzazione l'organizzazione si chiama Sheikh Mokhtar Ali Zubair, noto come Godan. Godan sta conducendo una doppia battaglia: da una parte, dopo essere stato investito da Ayman al-Zawahiri, il successore di Bin Laden, si vuole accreditare come l'unico referente di Al-Qaeda nella galassia dei movimenti integralisti somali e per questo sta facendo fuori capi e capetti di Shabab a lui ostile. Dall'altro, e qua veniamo ai fatti di oggi, vuole punire il Kenya per aver inviato 4.000 soldati in Somalia, integrati nella forza dell'Unione Africana, che mira a stabilizzare il paese flagellato da una guerra civile che da 20 anni destabilizza l'Africa orientale, dove tra i protagonisti ci sono proprio le milizie sunnite Shabab.